Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Un barbone ubriaco ha seminato il panico al Vivere Verde, lo portano al pronto soccorso ma sfugge e aggredisce una ragazza incrociata proprio all'uscita dell'ospedale. È stato poi rintracciato e condotto in commissariato dalla polizia che lo ha denunciato. Un pomeriggio movimentato, quello di martedì, che ha visto intervenire polizia e 118 per il trambusto che si è verificato tra via Cellini e via del Molinello, tra l'ospedale e il quartiere residenziale del Vivere Verde dove si muove di giorno l'uomo. Il senza tetto è stato denunciato e rimesso in libertà solo dopo però essere certi che non potesse costituire più un pericolo. Hanno infatti atteso che smaltisse la sbornia in commissariato prima di lasciarlo andare. Tentata truffa dello specchietto, ma l'automobilista non ci casca e i malintenzionati scappano via. È accaduto martedì intorno alle 17 lungo la statale adriatica sud alla Cesanella di Senigallia, all'altezza della traversa Cesano. Un uomo a bordo di un'utilitaria grigio chiaro metallizzato ha finto di aver riportato il danno allo specchietto. La vittima della truffa ha descritto un uomo abbronzato, di bassa statura, con i baffi di circa 50 anni e dall'accento straniero. In auto con lui c'era una donna in sovrappeso che non è mai scesa. Quell'uomo, appena si è reso conto che l'automobilista aveva intuito il raggiro, è salito in macchina e si è dileguato. L'accaduto è stato segnalato alla polizia locale. L'esino che cambia colore fino a Marzocca, allevatore iesino denunciato dalla polizia provinciale di Ancona per il reato di inquinamento ambientale. Gli agenti stavano effettuando controlli nella zona di Pian del Medico, a Iesi, quando hanno notato un fosso con acque marroni e un tubo che stava scaricando dei liquami organici nelle acque dell'esino. Si presentava di un colore marrone fango addirittura fino a Marzocca. Il legale rappresentante dell'azienda avrebbe fatto sapere che si tratta di una rottura di una vasca di contenimento di liquidi organici degli allevamenti di vacche e bufale della stessa azienda e che nessuno prima si era accorto della rottura. Insomma, un incidente di percorso che però ha sversato direttamente i liquami nelle acque con un grave rischio ambientale. A Senigallia sono state girate ieri mattina e ieri pomeriggio le prime scene del film I nostri figli con la protagonista Vanessa Incontrada. Nella tarda mattinata l'attrice spagnola ha passeggiato in bicicletta nell'intersezione tra via Cavallotti e via Porti Circolani con un bambino nel seggiolino posteriore. Poi nel pomeriggio il cast si è spostato al porto della Rovere e oggi alcune scene verranno girate in un supermercato di via Verdi. Il film TV con protagonista Vanessa Incontrada sarà trasmesso il 25 novembre su Rai 1 in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di una storia vera, quella di Marianna Manduca, la donna uccisa a coltellate nell'ottobre 2007 dal marito Saverio Nolfo, che aveva denunciato 12 volte. E chiudiamo con una notizia che ci riguarda, perché è stata una bella giornata quella che si è svolta negli studi di Radio Velluto, dove i giovani del Consiglio Municipale dei Ragazzi di Senigallia, accompagnati dall'assessore Simonetta Bucari, sono stati ospiti della nostra DJ Felix. Durante l'intervista i ragazzi hanno presentato i progetti che andranno a realizzare quest'anno. L'intervista andrà in onda venerdì 11 e martedì 15 maggio alle ore 18. Ed è tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.